Carissimi amici, pace e bene. Busso ancora una volta alla porta delle vostre case per condividere un breve momento di riflessione che ci aiuti a sostenerci in questo momento difficile che tutti stiamo vivendo. In questi giorni è stato bello vedere come la collaborazione della maggioranza ha aiutato a creare un clima di fiducia, di speranza, che in breve tempo possiamo uscire dalla situazione difficile. Come credenti siamo stati messi nella condizione di vivere con maggiore intensità e profondità la nostra fede e forse di apprezzare meglio quello che in altri tempi ci veniva offerto con maggiore abbondanza. Penso soprattutto alla celebrazione dell'Eucaristia. Ci siamo resi conto che si tratta di una celebrazione comunitaria e senza la comunità ci sentiamo smarriti. In quella celebrazione potevamo ascoltare la parola di Dio, scambiarci il segno della pace, cantare insieme, pregare e soprattutto ricevere il dono del Signore nel pane eucaristico. Forse in questi giorni abbiamo pensato, ma perché il Signore non fa qualcosa? Perché non interviene? Noi sappiamo che il Signore nella storia si manifesta spesso attraverso situazioni e persone. Ecco, dobbiamo dirlo con forza. Ricordando un'antica preghiera, Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per operare, non ha piedi, ha i nostri piedi per andare. Ecco, il Signore manifesta la sua attenzione, il suo affetto, il suo amore per noi attraverso le tante persone che in questo momento, silenziosamente, con dedizione, con sacrificio e anche affrontando il pericolo, si avvicinano ai malati per curarli e sostenerli. Penso al personale sanitario, ai medici, agli infermieri, agli altri operatori che davvero instancabilmente si prestano per soccorrere tutte le persone che si trovano in difficoltà, in pericolo anche di vita. Voglio infine lasciare un pensiero breve per gli anziani. In questo momento molti di essi forse sono soli. Vogliamo invitarci tutti a renderci presenti attraverso una parola, un segno, un modo di far sentire che ci siamo e che essi non sono abbandonati. Voglio anche dedicare un pensiero ai carcerati, che forse in modo particolare vivono questo momento di prova, lontano dalle loro famiglie, senza sapere come le famiglie stanno, che cosa stanno vivendo, che pericoli affrontano. Voglio incoraggiarli, voglio anche sostenere coloro che nelle carceri svolgono tanti servizi perché insieme si possa affrontare questa situazione e riprendere il cammino di una vita più tranquilla sotto il segno del Signore. Grazie a tutti. Vogliamo affidarci alla Madre di Gesù, Maria, che noi veneriamo con il titolo di Nostra Signora del Rimedio e di Santa Maria Acquas. Sia lei a intercedere a suo Figlio per noi. Spazio alla tua grazia.